Ben ritrovati a tutti quanti, signore e signore. Quest'oggi voglio preparare una ricetta molto semplice, molto facile, che potete benissimo degustare anche da fredde, queste polpettine di melanzane cotte nel forno, veramente buone. Ma andiamo a vedere subito gli ingredienti per queste polpettine. Per fare un tot di polpettine per 4 persone credo che ci si stia alla grande, ci vuole un po' di erbette miste, si può vedere benissimo il prezzemolo, l'erba cipollina, un po' di menta, un po' di basilico, 50 g di pecorino toscano, 50 g di parmigiano reggiano, un paio di uova, abbiamo le melanzane cotte nell'orto di Andrea Super Green, queste l'ha cotte l'altro giorno, ma ce n'è una che è dura nel legno, questa qui. Anche queste qui sono molto buone, sono melanzane viola che si addicano proprio per fare questo tipo di ricetta. Poi ci vorrà un paio di fette di pan carré senza crosta, mi raccomando, uno spicchiettino d'aglio, un po' di pan grattato e naturalmente sale e pepe e olio di vello buono. La prima cosa da fare sarà quella di mettere in forno le nostre melanzane, ve l'ho già fatto vedere una volta come si fa, per poi prenderne tutta la polpa, va bene? Sicché noi puliamo la melanzana, la dividiamo nel mezzo, io uso un coltello a seghetto perché se usassi quest'altro rovinerei il filo del nostro coltello, allora con quella a seghetto non lo rovino. Fatto questo lavoro qua di aprire a metà, le salate leggermente, proprio un pochino, e le mettete con un filo d'olio a testa all'ingiù. Poi andiamo a metterlo in forno per circa 45 minuti a 180-190 gradi ventilato. Allora, le nostre melanzane sono pronte, hanno fatto il suo sporco lavoro come dico sempre, e ora dobbiamo levargli la polpa e metterla tutta qui dentro. Come fare? Cucchiaio e scavi e viene via tutto e la buccia rimane a me. Lo mettete a colare, mi raccomando. Fate così con tutte le vostre melanzane. Ci deve rimanere solo la buccia. Vedete? Le fate scolare bene bene, lasciatele anche un po' ghiacciare. Allora, ora a questo punto abbiamo messo a scolare, prendete le due tre fette di pane e le sbricioliamo. Ci mettiamo queste. Allora, ci aggiungiamo a questo il parmigiano reggiano, come dice il mio amico, ma raccomando, chiamalo parmigiano reggiano. Io l'ho chiamato parmigiano reggiano perché è giusto. Pecorino toscano, molto buono. Molto molto buono. Ora spostiamo un attimo perché dovremo metterci tutte queste erbettine qui, un po' di prezzemolo si è detto, un po' di erba cipollina, un po' di basilico, un po' di menta, quello che vi pare a voi, vi piace. Secondo me queste 4-5 cosine che ci ho detto, capito Andrea? Che ci ho detto? Sì, picciotto, capito. C'era anche un pezzettino d'aglio, ce lo mettiamo l'aglio, eccolo lì, dove abbiamo detto proprio un culettino d'aglio, uno spicchio d'aglio, un culettino, non di più, se no roviniamo la delicatezza della melanzana. Dobbiamo esaltarla invece. Dobbiamo triturare bene tutto, ma in particolar modo l'aglio, che si deve proprio venire una poltiglia perché si amalgami bene, che sennò va tutto da una parte. Se uno mangia una polpetta, invece di mangiare la polpetta alla melanzana, se la mangia all'aglio, fa prima. Potete utilizzare anche uno schiaccia aglio, va benissimo, eh? Perfetto. Aggiungiamo tutto questo trito al nostro impasto. Ci aggiungiamo ora le due uova, un po' di sale, poi semmai ci andiamo a dare una controllata dopo, però all'inizio un po' di pepe, quello vi pare a voi. A questo punto, sempre con le mani, diamo una bella impastata. A sfare anche il pane, il pan carré, lo sfate con le mani mentre impastate tutto. Siccome è venuto un po' liquidino, ci ho aggiunto un po' di pan grattato perché il pane che ci ho messo non ha assorbito tutto quello che doveva assorbire, ma non è un problema. Allora, abbiamo fatto il nostro impasto. Prendete un po' di pan grattato dentro una teglia, vi fate una polpettina nella mano e la rovesciate dentro il pan grattato. E piano piano si formerà una bella polpettina che andremo a mettere su un foglio di carta da forno così. Va bene? Molto semplice. E fate tutte le vostre polpettine. Siccome mi mancava un po' di pan grattato, ho utilizzato dei taralli che avevo lì, ci ho fatto il pan grattato così, diciamo all'araba. Shue shue mi consigliano di dire. Benissimo, vedete, ho fatto le nostre polpettine, che più che polpettine sono crocchettine, ma va bene uguale. E c'è solo una cosa da fare ora, metterci un filino d'olio sopra e infornarle a 180 gradi, anche 190 a forno ventilato per circa 10 minuti, un quarto d'ora. Allora, le nostre polpette di melanzana sono pronte, belle crosticiose. Impiattiamo
a modino le nostre polpettine, 4x1 mi sembrano già abbastanza, Andrea. Sì, ci possiamo mettere, non so, qualcosa di abbollimento. Allora ci vado a mettere un po' di basilico, che richiama anche l'ingrediente che è dentro la nostra crocchetta. E che dire, ora c'è da aspettare, perché se le mangiate così a bollore vi viene la lingua come fantozzi, ve la dovete arrotolare come le artine. Capito? Aspettiamo che ghiacci. Aspettiamo che ghiaccino. Ne aprirei anche una per farla ghiacciare, Andrea, così fra 2 minuti è anche più ghiaccia. Guardate che bellina, è sempre morbida, morbida dentro. Molto buono. Eccoci, l'ho lasciata un po' freddare perché portava la bocca, ma c'ha un odore, la menta. Sì. È un bel crogio di sapori e umori. Va bene, Andrea, ora te lo dico com'è venuta. Veramente interessante il connubio di tutte le erbette insieme alla melanzana, ci stanno perfettamente. Io vi consiglio di fare questa ricetta, che è facilissima e buonissima, più che altro, è naturalissima. Non si frigge nemmeno, porca miseria, no? Che dire... Con questo ultimo morsino un bando, un bacione a tutti quanti, ricordandovi ancora una volta di iscrivervi al canale, di mettere mi piace, da andare in fondo all'info box che ci trovate in descrizione, gli ingredienti, la ricetta e tutte altre cose. E mando un bacione a tutti quanti, grazie e alla prossima!